7 vescovi, decine di sacerdoti, tantissima gente. Un abbraccio forte è quello che la Chiesa bergamasca ha riservato oggi a Monsignor Angelo Gelmi. La Basilica di Gandino era colma per l'addio al vescovo dei Campesinos, pioniere della missione diocesana in Bolivia, spentosi venerdì all'età di 78 anni. Le esequie sono state presiedute dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi, che così ha ricordato Monsignor Gelmi nell'omelia. Possiamo riconoscere che il suo stile di amare è stato soprattutto la condivisione. La condivisione come una via che lui ha percorso e che ha tracciato e che noi non vogliamo abbandonare. Ho ricevuto dall'arcivescovo di Cochabamba un messaggio di partecipazione in cui ricorda la sua vocazione missionaria e durante il suo impegno ministeriale nelle comunità rurali di Cochabamba si è manifestata sotto l'immagine di Gesù servitore, impegnato in tutto a rispondere alle necessità dei poveri. Commovente è anche la lettera che mi ha scritto l'arcivescovo emerito di Cochabamba, Monsignor Tito Solari, e tra le tante espressioni leggo questa: si era fatto uno di loro, un autentico campesino. Il vescovo campesino dei Campesinos, e tutti lo conoscevano e l'amavano. Al termine della cerimonia è stato Monsignor Eugenio Coter, vescovo in Bolivia, a ripercorrere la vita di Monsignor Gelmi, una vita spesa con i poveri e per i poveri. La povertà in cui è cresciuto lo ha temprato e fatto capace di amare i poveri senza infastidirsi dei limiti che la povertà e parecchie volte la miseria imponeva loro. Lo abbiamo visto dormire per terra su pelli grezze di pecora o avvolto nel poncio come coperta, come i contadini delle alture, mangiare seduto su un muretto o dietro al riparo del vento con una scodella o un piatto di latta, invitandoci a mangiare tutto per non offendere chi ci stava dando da mangiare, condividendo il poco cibo che avevano. È stato con loro e per loro, proprio per la sua origine, e con i poveri e nella povertà, si è sempre sentito in casa, in famiglia.